Il prossimo 4 maggio tutti a Roma per chiedere al governo più attenzione per Prato. L'iniziativa è firmata dalle forze del centrodestra, forti del successo ottenuto lo scorso fine settimana con i gazebo di ascolto in piazza. Lunedì prossimo alle 21 incontreranno cittadini, associazioni e comitati al Cinema Eden con l'obiettivo di definire le proposte da portare all'attenzione dell'esecutivo attraverso i propri parlamentari di riferimento. Dalle 1000 schede distribuite lo scorso weekend sono già emerse delle proposte di cui si fa portavoce la Lega Nord. Le vigili di quartiere nei punti più nevralgici e con più difficoltà, poi con l'ausilio della polizia provinciale, l'innalzamento della fascia da C a B della questura, perché avremo così un ufficio proprio per i crimini extracomunitari e sappiamo benissimo che il 60% dei crimini commessi a Prato è ad opera degli stranieri. La capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale Rita Pieri ci tiene a sottolineare che l'iniziativa del centrodestra non è in contrapposizione alla petizione promossa dai cittadini. Ognuno per la propria parte, i cittadini dalla loro e siamo contenti che si stanno muovendo, mobilitando, raccogliendo le firme. Noi ci siamo mossi come rappresentante di partiti, di liste civiche e a livello istituzionale. Quindi non ci sentiamo e non dobbiamo sentirsi nessuno in competizione, nessuno vuole prevaricare l'altro, ma tutti insieme uniti per raggiungere quello che è l'obiettivo a favore per il bene della nostra amata Prato. Intanto Aldo Milone, consigliere comunale di Prato Libera e Sicura, presenterà una question time al sindaco Biffoni. Tanti di questi spacciatori erano in possesso di un permesso di soggiorno per motivi politici o richiedenti asilo politico, è una cosa particolare, e la collego un po' alla permanenza dei circa 500 che sono presenti sul nostro territorio.